direi molto conosciuto come marchio, poco conosciuto per le sue applicazioni. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Reginato e sono responsabile commerciale di Lilium Pannelli che si occupa di distribuire Corian per tutto il nord Italia. Come dicevamo, ora è il marchio conosciutissimo, la maggior parte dei progettisti lo conosce sostanzialmente per l'utilizzo dei piani cucina, per cui già dagli anni 80 è impiegato. Velocemente, Corian Design è un marchio della DuPont, multinazionale americana che si occupa di chimica dei materiali. Vado abbastanza veloce, ma è stato inventato nel 1967. Che cos'è Corian? Sostanzialmente è 70% triglicerido di alluminio, quindi minerale, 25% di resina acrilica pura, e il 5% di colore, quindi pigmenti che danno le varie colorazioni. Viene prodotto in lastra, quindi tutto quello che vedete curvo è sostanzialmente una trasformazione della lastra, e viene trasformato attraverso una serie di laboratori che si chiamano Corian Quality Network Partner e fanno praticamente capo ad un po' per tutta quella che è la formazione, la certificazione e soprattutto la garanzia, l'estensione della garanzia. Vantaggi di Corian. Allora, innanzitutto non poroso e igienico, è un monolite, quindi non ha finiture di superficie, è solido in tutta la sua componente. Durevole, riparabile, lo vedremo poi dopo, inconsultile, quindi permette giunzioni invisibili, termoformabile, quindi potete dargli la forma che volete, retroilluminabile, non ha DOC e alcune delle lastre hanno del contenuto riciclato. Come vi dicevo, un'unica superficie molteplici impieghi, banalmente in Italia soprattutto nell'ambito dell'healthcare. Quindi sale operatorie, lavabi chirurgici. Questo perché è inattaccabile dalla maggior parte degli acidi, quindi dalla candeggina all'acido, passando per l'acetone diluente, non gli fa assolutamente niente e non assorbe. Facciate, in Europa viene utilizzato tantissimo, in Italia un po' meno, anche se ospitiamo in Italia la facciata più grande europea al momento, che è la stazione di Afragola disegnata da Zahavi. Spazi pubblici, altro grande impiego di Corian, cioè tutti quegli ambienti ad alto traffico, non ha finiture di superficie, quindi nel lungo termine graffi possono essere banalmente riparati direttamente on site. Non si smonta niente e non si fa un polverone perché arriva un falegname con una rotura di carro. Spazi pubblici, bagni, spazi commerciali, ristoranti, negozi, reception. Naturalmente nell'hospitality, bagni e balconi e naturalmente si possono fare anche i piani top delle cucine. Arriviamo ad oggi. Allora, il titolo del convegno di oggi è Nuove idee di progettazione per l'architettura contemporanea. E qui vi presento Corian Shaping the Future, che è l'ultimo brevetto di DuPont. E è una rivoluzione perché permette di creare superfici curve. Oggi la dimensione massima del singolo elemento che vedete in video è 1,20 m x 3,60 m, senza l'impiego di nessun tipo di stampo. Quindi, finita la richiesta da parte dei committenti di semplificare qualsiasi progetto e sostanzialmente l'eliminazione di tutti gli stampi in legno. E naturalmente la velocità di realizzazione e di ingegnerizzazione. Quello che vedete è la curva massima applicabile per questo tipo di utilizzo. Vi ricordo che poi per i piani bagno, per tutte queste cose, si può curvare banalmente con degli stampi molto più piccoli. Ma immaginatevi la parete che avete qui alla vostra sinistra, tutta fatta a onde. Questo oggi si può realizzare senza l'impiego di nessun stampo. Come si realizza? Si realizza con questo tipo di attrezzatura. Responding to the demands of the building industry. Quello che vedete qui sostanzialmente risponde alla richiesta del mercato, che è quella di dire: ma oggi io sono vincolato per la progettazione a un disegno bidimensionale. Abbiamo tirato tutti i materiali,
comunque in ogni caso in maniera bidimensionale. Quindi sostanzialmente plana. Corian, essendo termoformabile, può partire da un disegno 3D, qui vedete banalmente un disegno fatto in rame, e attraverso un software di Dupont vengono calcolati i punti di contatto. Punti di contatto che chiaramente vengono gestiti, come vedete qui, per dare la forma che desideriamo. Tenete conto che questo materiale all'esterno, magari anche a contatto con l'acqua di mare, cose di questo tipo, assolutamente non ha nessun tipo di problema. Lo vedremo comunque poi in futuro. E questa è la macchina. Quindi, qui ne vedete una metà, l'altra metà è coperta da brevetto. Una volta scaldata la lastra, viene posizionata su questo stampo dinamico che gli dà la forma. E quando si raffredda rimane così. Come viene appeso? Viene appeso meccanicamente, come una facciata ventilata. Si fanno dei fogli, si mettono dei tasselli, si appende. Materiale certificato CE in tutta Europa. Oltre alle normative europee, abbiamo anche la normativa più restrittiva che c'è oggi in Europa riguardo le facciate ventilate, cioè da 20 clic. Vado avanti e diciamo, sì, bellissimo, e sta cosa quanto dura? La portiamo a certificare? No, vediamo la cosa già fatta. Mi scuso, questo video ha qualche anno, è un video del 2017 e fa vedere sostanzialmente come viene appeso, ma fondamentalmente fa vedere che cosa succede in una zona sismica. Perché è altrettanto interessante capire cosa succede nel lungo termine in casi estremi. Vi invito a guardare quel numeretto in alto a destra. Lì vedete che dopo aver superato le prove, i tecnici si sono spinti oltre. Quindi vedete delle prove di movimento inclinato. La prossima è il movimento parallelo. Anche qui vi consiglio di dare un'occhiata ai numeretti in alto e vedere che cosa succede quella cosa lì. Con una scossa del genere vi assicuro che ci spostiamo velocissimamente, diventiamo velocissimi. Questa è la prova più interessante. Voi sapete che nelle facciate ventilate non c'è solo la spinta positiva, ma c'è la spinta negativa, quindi lo strappo, che fondamentalmente è più pericolosa delle altre due. E che cosa succede dopo un po' di anni? Anche qua abbiamo preso nel 2007 il rivestimento di questo albergo che è in Francia, a Bordeaux. Come potete vedere è un elemento abbastanza impattante. E siamo andati a vedere dopo 10 anni, quindi 2017, che cosa è successo alla facciata a contatto con pioggia, smog. Come potete vedere ci sono i segni neri, li vedete sui davanzali, ma li potete notare in maniera più approfondita sulle giunzioni tra lastra e lastra, quindi sulle sovrapposizioni. A questo punto bisogna calcolare e andarlo a pulire. E per andarlo a pulire bisogna trovare un sistema che sia abbastanza pratico e economico. Questo. Niente impalcature, ma sostanzialmente quella che vedete è una spazzola che è banalmente utilizzata per lavare i teli del camion. Se non basta e nelle parti basse si può usare tranquillamente l'idropulitrice. Questo tipo di impiego viene utilizzato anche nelle navi di crociera, soprattutto sui balconi esterni, sui profili esterni delle scale, cose di questo tipo, proprio per la sua peculiarità. Non vira di colore, quindi sostanzialmente non i raggi B non gli fanno niente. E tutto questo naturalmente garantito, ma garantito con esperienza pregressa, quindi molto più interessante. Come vedete qui, in 3 giorni hanno pulito il palazzo. Acqua. Quindi niente scarichi particolari, niente prodotti speciali, niente prodotti ad alto costo per la pulizia. Andiamo avanti. Sostenibilità. Noi tutti conosciamo l'agenda del 2030, alcune di questi sono indicazioni che vengono impiegate per la costruzione, quindi quello che ci riguarda oggi. Sostenibilità, soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura.
Allora, oggi si parla tanto di sostenibilità con tutta una serie di paradossi, prima al desk ho parlato con qualcuno di voi, ma sostanzialmente i materiali servono sicuri, certificati, durevoli, riparabili, riciclabili, e qui di solito ci si ferma, ma sostanzialmente riutilizzabili. Voi immaginatevi il rivestimento dell'albergo di prima fatto con qualsiasi tipo di finitura e ipotizzate dopo 20 anni, qualora si dovesse togliere, dove andrebbe a finire quel tipo di finitura. Una lastra come quella che avete visto può essere tranquillamente reimpiegata facendo bagni, cucine, altri rivestimenti. E il costo qual è? La singola trasformazione. Non ci sono levigature, non ci sono verniciature, non c'è niente di niente. Si prende la lastra, si trasforma, si modifica, quindi si riutilizza. Altro argomento forse più interessante del riciclare. Certificazioni. DuPont, multinazionale, vende Corian in non so quante nazioni al mondo, quindi tutto quello che vedete è sostanzialmente certificazione indipendente. Dicevo riparabile e durevole. Riparabile, sembra una bella cosa. Che cos'è riparabile oggi? Riparabile vuol dire non andare lì e mettere lo stucco. Vuol dire fare un tarsio, poterlo reinserire e fare in modo che non si veda praticamente l'intervento. Questo vuol dire allungare la durata dei materiali, quindi niente obsolescenza programmata, ma sostanzialmente anche per gli incidenti domestici. Banalmente quello che avete visto è l'incidente domestico più presente nelle nostre cucine, che non è la famosa pentola calda degli anni 80, ma sono quei 60 cm davanti alla lavastoviglie dove prima o dopo picchiamo. Se abbiamo dei materiali molto rigidi, si scappano, si scheggiano o si crepano, e comunque nessun tipo di materiale può permettere questo tipo di intervento. Igienico e facile da pulire, quindi vi invito a fare un giro sul sito di Corian. Perché? Perché si parla di proprietà antimicrobiche e mitirealtà, l'antibatterico famoso. Attenzione che antibatterico e antimicrobico sono due cose diverse. L'antibatterico prevede l'inserimento nella composizione di materiali di prodotti antibatterici. La domanda è: quanto durano? Ce li ricordiamo 20 anni fa gli spazzolini in argento? Non so se stiamo ancora utilizzandoli o spesso li cambiamo. Quindi è una domanda che vi pongo, è una delle tante precisazioni che Corian vuol fare. Qui vediamo una cosa proprio dedicata all'antibatterico. Quindi sostanzialmente abbiamo preso le nostre cucine, qui parliamo di un piano cucina, realizzato sostanzialmente in due modi diversi. Il classico modo, quindi incollando vari elementi e utilizzando un solo surface. A sinistra vedete il classico lavello appoggiato da sopra, a destra vedete un elemento che praticamente non ha chissà che miracolo, ma permette di non avere fessurazioni e giunzioni. Anche qua a sinistra vedete il classico, ce l'abbiamo credo forse un po' tutti a casa. La parte interessante è questa. Questi ambienti sono stati puliti e dopo un prelievo vedrete a destra e a sinistra che cosa succede. La presenza o no di batteri. E soprattutto sul lato sinistro vedete come si sviluppano i batteri nel giro di qualche ora. Ora, questo stiamo parlando di ambiente domestico, quindi a casa nostra. Adesso ipotizziamo questa situazione al ristorante, al bar, nella panetteria, nella pasticceria o banalmente nell'hotel dove andiamo a dormire. Per questo motivo negli ambienti dell'healthcare vengono utilizzati questi materiali. Design. La nostra arma vincente secondo il marketing, la nostra arma pesante per quello che riguarda linea pannelli, perché di 93 colori in collezione ne abbiamo 93 a magazzino, quindi un bel impegno. Qui vedete una sorta di collezione, come vedete non c'è solo il bianco, e qui vedete praticamente i colori, le nuove estetiche del 2024, che sono state ispirate da Naturcanvas, quindi una tela della natura, andando a prendere sostanzialmente quelli che sono gli ambienti naturali e andando a prendere spunto da questi. Attenzione che non è un'imitazione, è un riproporre del design
su un materiale tecnico. Poi, piacevole o meno, questo lo lascio decidere a voi sostanzialmente. Come vedete, molti colori gramigliati, i famosi terrazzo, che utilizzano una parte degli scarti di coir. Purtroppo in Europa non è ancora possibile, negli Stati Uniti la maggior parte degli scarti viene recuperata, rimacinata e ributtata dentro per rifare le lastre. Vi ricordo che non ci sono prodotti di superficie, quindi se una sera sbadatamente mollate una martellata sul piano, si va a rifare l'intarsio e si ritorna. Vi invito poi eventualmente a venire al desk per dare un'occhiata. Salto via la parte marchettata, perché tanto siamo abituati, quindi vi invito ad andare a vedere, e vado a discorrere un attimo sulla funzionalità. Allora, fino a qua abbiamo parlato di mega progetti, mega situazioni e via così. Vi faccio vedere un esempio molto piccolo, ma molto furbo, molto interessante. Siamo in un sottotetto, quindi il ripristino della famosa cascina, il famoso fienile piano alto, che ha sempre i soliti problemi. Quindi, spazio di accesso molto limitato e sostanzialmente non ha possibilità di caricare peso sul solaio perché le travature sono piccole. Qui vedete un utilizzo un po' strano, vedete che sono stati portati degli elementi di coir ricavando dal pavimento anche il piatto doccia. A sinistra vedete le giunzioni, quelli che vedete sono i borsetti che collano insieme a coir, che se incollato bene permette sulla destra che non si veda nessun tipo di giunzione. Lo vedete ancora qua nel dettaglio e sostanzialmente negli angoli dove è stato creato quell'elemento curvo per contenere la doccia. Qui vedete praticamente il risultato finale. Quindi le due pareti perimetrali sono state utilizzate per portare gli impianti, il pavimento con un, come vedete, circa 10 cm di spessore è stato utilizzato per gli scarichi della doccia e con poco peso e poco spazio è stato ricavato un ulteriore bagno. Io ho finito, vi invito a recuperare su il vostro cellulare o il vostro iPad una funzionalità interessante, cioè Coir Visualizer, vi permette di fare delle foto ed applicare direttamente le lastre di coir con i colori. Vi ringrazio. Grazie. Se avete necessità, siamo